Ok ragazzi, ci siamo, abbiamo appena aperto le iscrizioni alla Rhino Academy, questo percorso formativo che abbiamo deciso di lanciare dopo anni e anni di preparazione, e in questo video cercherò di parlarvene, di spiegare un po' come è composto, come è strutturato, in cosa consiste e quello che realmente stiamo offrendo. Per capire veramente che cos'è questa Academy, cerchiamo prima di capire che cosa non è. Allora, per prima cosa, non è un percorso per tutti, nel senso che l'idea non è quella di prendere, affittare un'aula e riempirla di quante più persone possibili, andando a spiegare quello che c'è da spiegare, sperando che tutti quanti capiscano, prendano appunti, eccetera. No, non è niente di tutto questo. Il percorso formativo è un percorso che deve avere tanta qualità, ma soprattutto tanta fruibilità dalla persona. Quindi, per prima cosa, non vogliamo rivolgerci a quante più persone possibili, motivo per il quale non abbiamo sponsorizzato questa Academy con i canali di Instagram, Facebook, eccetera, ma ne abbiamo semplicemente parlato per rivolgerci principalmente a chi ci segue e sa qual è la qualità e il messaggio dietro a Rhino Coaching. In secondo luogo, il numero degli iscritti, dei partecipanti, sarà ristretto, questo per garantire la massima fruibilità che, come vedremo tra un attimo, il grosso delle lezioni sarà fatto in palestra, quindi avremo un massimo di 30 studenti l'anno. Quindi non vogliamo assolutamente fare numeri, non vogliamo assolutamente rivolgerci a quante più persone possibili, ma vogliamo avere soltanto quegli studenti che entrano nell'Academy entusiasti, volenterosi e pronti a ricevere tutti i messaggi e il concept dietro all'Academy stessa. Secondo punto, l'Academy non è fatta per darvi delle soluzioni, no? Quello che vogliamo piuttosto è darvi degli strumenti. Cartesio diceva che il dubbio è l'inizio della conoscenza. Ecco, quello che faremo noi è insinuare in voi il dubbio e darvi poi tutta una serie di strumenti per raggiungere tante soluzioni. Ed è qua che vi renderete conto, durante tutto questo processo di apprendimento attivo e non passivo, che in realtà la conoscenza è semplicemente irraggiungibile, non arriverete mai a una fine, ma continueranno ad arrivare tanti dubbi, tante soluzioni che troverete, che apriranno poi nuovi dubbi, e questo processo che vi seguirà per tutta la vostra carriera, che sia da amatori, che sia da professionisti, ecco, sarà questo a rendermi veramente grandi. Il terzo punto è che l'Academy non è teoria, bene o male non è solo teoria, vogliamo un equilibrio tra teoria e pratica. Qualsiasi cosa voi farete la percepirete, ci sarà tanto lavoro in palestra per sentire determinate sensazioni e capire esattamente perché il petto alto si attiva con questo angolo piuttosto che quest'altro, e porca vacca se lo sento che i fasci clavicolari lavorano. D'altro canto, ci saranno tante esercitazioni che dovrete fare di lezione in lezione, gli stessi esami saranno esami pratici oltre che teorici, quindi c'è questa fusione di teoria e pratica che vi verrà partecipi in tutto il processo di apprendimento. Quindi non starete semplicemente seduti su una sedia a prendere lezioni, no, l'Academy è molto di più, perché questo sport che noi facciamo è uno sport bellissimo, ma è uno sport che vive di sensazioni, di empirismo, e molte delle soluzioni che arrivano da un punto di vista teorico servono soltanto a spiegare quello che da un punto di vista pratico si è già capito e si continua a fare da anni ed anni. Quindi l'empirismo, la praticità, le sensazioni, ecco, tutto questo sarà di fondamentale importanza. Ok, adesso cerchiamo di capire a chi è rivolta questa Academy. In realtà l'Academy è rivolta a tutti, nel senso che non vogliamo fare una restrizione a solo chi è laureato in scienze motorie, piuttosto che in biologia della nutrizione, piuttosto che chi è professionista del settore, oppure chi è semplicemente amatore. No, niente di tutto questo, è semplicemente rivolta a tutti. L'unica cosa che chiediamo è che siano persone che vogliono veramente ricevere tutto quello che noi possiamo dare, quindi persone entusiaste, persone attivi. Se ci seguite sapete qual è il messaggio alla base di Rhino Coaching, sapete noi come la pensiamo, quello che portiamo avanti, il concept, l'idea dietro questo brand, quindi logicamente sapete di cosa stiamo parlando, ecco. E se ci seguite, se apprezzate quello che facciamo, allora sicuramente siete tra le persone a cui ci stiamo rivolgendo. Per quanto riguarda invece la struttura delle varie lezioni, vi basterà aprire, andare su rhinocoaching.it, il nostro sito, nella sezione formazioni trovate Rhino Academy, la nostra accademia, quindi sul sito effettivamente dove potervi iscrivere, e trovate tutta la panoramica generale, tutto spiegato, e il programma del primo anno. Sì, perché l'Academy in realtà sarà strutturato su 2 anni. Questo primo anno sarà quello che presenteremo, poi nel corso di questo anno presenteremo anche un secondo anno che sarà uno sviluppo ulteriore, se vogliamo un master, in cui ci addentreremo molto più nello specifico di alcune tematiche, e verosimilmente sarà aperto a tutti comunque, ma verosimilmente sarà per gli addetti ai lavori, perché saremo molto molto più tecnici. Quindi andiamo a vedere il programma del primo anno e cercherò di spiegarvelo al meglio. Saranno 7 weekend di lezione, inizieranno a novembre perché prima ci sposiamo e saremo in viaggio di nozze.
e si concluderanno a giugno. Sarà circa un weekend ogni mese. Gli esami saranno poi fatti a settembre, in modo che avrete il periodo estivo per poter studiare e fare il punto della situazione. Per quanto riguarda il discorso dei weekend su come sono strutturati, andiamo a vedere nel pratico. E il primo impatto che avrete, quindi i primi weekend, saranno proprio dedicati alla pratica, nel senso che prenderemo ciascun distretto muscolare e imparerete tutto quello che c'è da sapere sia sulla teoria ma anche e soprattutto sulla pratica, quindi cosa esattamente fare in palestra per attivarlo e sentirlo al meglio. Quindi il primo weekend sarà dedicato al petto, la prima giornata, e la seconda giornata alle spalle e al cingolo scapolare in generale. Il secondo weekend sarà dedicato alla schiena, la prima giornata, quindi tutta la muscolatura del back e le braccia nella seconda giornata. Il terzo weekend sarà dedicato a tutto il lower body, quindi quad e polpacci nel primo giorno e femorali e glutei nel secondo giorno. Nelle lezioni mattiniere andremo a vedere un po' di anatomia, ma non pallosa con le slide e tutto il resto, cioè ci saranno anche delle slide per capire, ma lo faremo in palestra, nel pratico, utilizzando anche noi stessi sugli attrezzi, cercare di capire come sono orientati i vari fasci e soprattutto tutto quello che impareremo da un punto di vista anatomico avrà poi delle ripercussioni pratiche per come sviluppare il muscolo a 360 gradi o recuperare eventualmente determinate carenze estetiche. L'esempio che mi viene in mente è il petto alto. Poi successivamente vedremo un esempio di programmazione dell'allenamento per quel distretto muscolare, quindi nel caso in cui ci si voglia specializzare su quel distretto, quindi come impostare tutto quanto, l'inserimento eventualmente di big lift, programmazione di forza eccetera. E in terzo luogo tutto il pomeriggio si sarà dedicato alla parte pratica, in cui vedremo come attivare, voi stessi attiverete il distretto muscolare, imparerete ad attivarlo meglio, imparerete le migliori misure per attivarlo in base alla morfologia, alla struttura, alla biomeccanica vostra e eventualmente dei vostri atleti, dei vostri clienti, imparerete ad allenarlo, impareremo gli esercizi più efficaci, gli angoli di lavoro più efficaci e voi lo farete in prima persona, quindi sentirete esattamente quello che dovete percepire e far percepire di nuovo ai vostri atleti, ai vostri clienti, e là capirete veramente quanto queste cose svoltino totalmente e quanto anche cose semplici, banali come un 3x8 su un determinato schema motorio, se riuscite ad attivare esattamente quel pattern, quello schema motorio, quel motor pattern, riescano a essere brutali per il distretto che state allenando. Già in questi primi 3 giorni, in questi primi 3 weekend, anzi 6 giorni, cambierà veramente tutto quanto. Il quarto weekend sarà dedicato alla programmazione dell'allenamento, quindi avremo 2 giorni interi in cui si parlerà dei meccanismi di adattamento ipertrofico, si parlerà di come gestire e modulare le variabili di allenamento, di come gestire e modulare i parametri di allenamento, e infine andremo a vedere tutte le metodologie che sono state proposte, le principali metodologie, le proveremo da un punto di vista pratico in palestra per vederle sui diversi distretti muscolari e capiremo su cosa agiscono, sì, perché voi conoscete il metodo delle 4 variabili di cui ho parlato, ecco, lo approfondirete, lo capirete veramente durante l'Academy e grazie a tutto questo background che vedremo saprete interpretare al meglio e capire perché ogni metodologia funziona e soprattutto come contestualizzarla per fare in modo che funzioni. Quinto weekend sarà dedicato all'allenamento della forza, quindi cercheremo di capire come inserire delle programmazioni di forza e generalmente possiamo chiamarlo il weekend del power bodybuilding se vogliamo. Ecco, questo weekend avremo dei tecnici di PL che ci spiegheranno esattamente come gestire big lift, come inserirle all'interno di un protocollo finalizzato all'ipertrofia e vedremo che ci sarà molto di PL. Ovviamente ci sarà tutta la parte pratica in cui vi insegneremo, cercheremo di capire esattamente come performare al meglio panca, stacco e squat, quindi propedeutica su questi 3 big lift. Sesto weekend, donne e mobilità. Il primo giorno sarà dedicato tutto l'universo femminile, quindi cercheremo di capire esattamente cosa cambia nell'allenamento femminile, come gestire le variabili di allenamento, come cambiano determinati schemi motori, ovviamente come attivare determinati distretti, quindi ci sarà una forte parte pratica. E il secondo giorno sarà dedicato alla mobilità, quindi tutti i lavori che potete fare, far fare di mobilità muscolare, tutti i lavori preventivi nel caso di infortunio o lavori post infortunio che non siano fisioterapeutici, ok? Quindi tutte cose che come personal trainer, che come atleti potete fare su voi stessi o far fare a determinati atleti, e cose che sono fondamentali per avere una longevità sul lungo periodo, e capiremo anche come la mobilità può impattare in maniera
importante, perché è in maniera veramente importante, sui processi di adattamento ipertrofico. Il settimo weekend, alimentazione e integrazione. Come vedete è veramente un seminario allenamento centrico, però in quest'ultimo weekend daremo le principali strategie di cut, di bulk, faremo un resoconto generale di tutto quello che dovete sapere per quanto riguarda l'alimentazione, e soprattutto sarà un weekend in cui parleremo di sistema digestivo, di salute gastrointestinale, che è di fondamentale importanza, e vi faremo capire anche qua quanto una cura del sistema gastrointestinale può impattare in maniera positiva sui vostri risultati. E ragazzi, non avete idea di quanto lo possa fare. Ok, questa è una panoramica generale del programma, ma ovviamente essendoci un continuo confronto pratico vostro nei nostri confronti e nostro nei vostri confronti e vostro nei vostri confronti, tutte le tematiche, tutte le cose che vi verranno in mente, sarà tutto veramente mutabile. Questo è un canovaccio di base, ma noi daremo il massimo, veramente, veramente il massimo, per farvi passare tutti i concetti, per risolvervi tutti i dubbi e darvi la migliore esperienza formativa che possiamo. Ora, altri punti su cui soffermarci, non di minore importanza. Il primo sono le masterclass. Ci saranno, oltre a questi 7 weekend, altre masterclass nel corso dell'anno, non sappiamo bene quanti, non sappiamo ancora quali. Ci stiamo accordando, come vi abbiamo detto, per invitare a fare dei workshop con tecnici italiani e non, quindi i principali tecnici di bodybuilding e non, perché ci sono anche delle belle chicche, a livello internazionale. Avete visto, a maggio abbiamo fatto il primo workshop con Eugene, che probabilmente ci sarà anche l'anno prossimo, ma i tecnici con cui ci stiamo organizzando sono veramente tanti. Ecco, questi masterclass saranno un extra rispetto a questo programma di base, un extra che sarà riservato ai nostri corsisti studenti, o comunque i nostri corsisti studenti avranno priorità di iscrizione, ok? E questi saranno veramente veramente interessanti, e negli anni cercheremo di portare quanti più tecnici possibile, far passare quello che è veramente il bodybuilding a livello internazionale senza filtri, e facendovi condividere con voi l'esperienza che abbiamo avuto noi quando ci siamo affacciati su un panorama molto più ampio e ci siamo resi conto che molte cose purtroppo a noi arrivano in maniera filtrata, e di molte cose in Italia non si parla perché c'è una linea di marketing ben precisa. Ecco, non saremo assolutamente di parte, però vi inonderemo di una valanga di informazioni, punti di vista di tecnici differenti, tecnici veramente più importanti al mondo, di più successo, e sarete voi con tutti gli strumenti che poi avrete imparato e appreso in questi 7 weekend di formazione a riuscire a decifrare quello che è il messaggio di questi tecnici, e ovviamente capire come contestualizzarlo su di voi, sul vostro contesto, un contesto di natural bodybuilding. Ed ultimo punto, esami e riconoscimenti, perché logicamente questo bel progetto non potevamo non coronarlo con un riconoscimento valido per voi corsisti e voi studenti. Quello che abbiamo deciso però di fare è andare anche qua controcorrente, perché dal momento che arrivano e vengono molti tecnici internazionali, non ci potevamo accontentare di un semplice riconoscimento come al solito, diciamo cartaceo, di poca valenza in Italia. Quindi ci siamo rivolti a un ente europeo, al Europactive, che si occupa proprio di queste cose per la comunità europea, e i nostri studenti, che ovviamente supereranno l'esame in maniera brillante, verranno inseriti nell'albo EREPS, ossia l'albo dello European Registered Exercise Professionals, ossia i professionisti del settore dell'esercizio fisico, come lo volete chiamare, a livello europeo. Quindi un titolo che è valido a trovare lavoro, perché l'EREPS è attualmente il titolo che più si chiede a livello europeo per lavorare in questo settore. È un titolo che è onnicomprensivo, quindi logicamente è un albo che comprende tecnici di diversi settori, e in questo primo anno il titolo che verrà rilasciato sarà quello del terzo livello, ossia il fitness instructor. Successivamente, probabilmente col secondo anno e con anni successivi, ci sarà la possibilità di entrare nell'albo con titoli anche molto più prestigiosi, però di questo parleremo dopo, perché ovviamente serve concludere il primo anno prima, per avere il prerequisito per passare a titoli più prestigiosi. Ma di nuovo, di questo ne parleremo poi, e verrà spiegato tutto nei minimi dettagli agli studenti. Però alla fine ci sarà un riconoscimento non soltanto da parte della Rhino Academy, ma anche da parte di un ente europeo. E ultima cosa, per qualsiasi altra informazione scrivete alla mail info@rhinocoaching.it. questo è il primo anno in cui lanceremo l'Academy, quindi ci teniamo che venga un ben progetto, ci teniamo a vedervi entusiasti di partecipare, e ovviamente nel link qua sotto trovate tutte le informazioni per iscrivervi. Non mi piace parlare di prezzi, però il prezzo che vedete adesso è un prezzo in offerta, quindi ci sarà per questo primo anno, sarà un prezzo proprio per festeggiare questo primo anno, questa nascita del progetto
progetto Rhino Academy. Per tutte le richieste di rateizzazione ovviamente è assolutamente fattibile, quindi scriveteci alla mail e vi daremo tutte le informazioni del caso. Quindi detto questo, io spero veramente che sia un progetto che vi piaccia, perché ce lo state chiedendo da tantissimi anni in realtà, e ci abbiamo messo tanti anni ad elaborarlo e partorirlo. E detto questo, ci vediamo al prossimo video, ragazzi.